Un'altra sconfitta del Brasileiros, ma questa volta immeritatissima, no? Esatto. Avete fatto soffrire i Soccer Angels, un 2-1 risultato bugiardo, ma raccontateci un po' voi. Allora, sicuramente questa è la partita della svolta, perché d'ora in poi giocando così non c'è per nessuno. Comunque merita gli avversari, scarsissimi comunque in attacco, sfortunati, difesa d'acciaio, portiere d'acciaio. Perché ti muovi così tanto? Siamo soddisfatti, abbiamo perso nella prima fase. Certo, c'è il rammarico. Il gioco c'è stato, l'importante è che c'è il gioco. Quando non riesci magari a fare queste partite, però... In apertura 7-0 abbiamo perso. Oggi meritato. Manfredi Ferrara dice... Un applauso per la sportività. Bel gesto di fair play. Se abbiamo fatto soffiare loro, non c'è per nessuno. Beh, poi per i restanti dico, va. Sì, vabbè, diciamo che abbiamo perso di squadra. Siamo contenti di questo, perché le scorse partite avevamo perso giocando male. Oggi abbiamo perso giocando con dignità. Oggi con dignità ce la siamo. Grande difesa, grande portiere. Quindi i miglioramenti finalmente per il brasilero. Sì, 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 sì. E oggi il migliore in campo chi è stato? Siamo giocati. Una squadra, un gioco di squadra compatto. Squadra. Ognuno ha un grande rientro di Correnti. Grazie. Modarino. Dai, però da quando è rientrato la squadra. Da notare i quattro capezzoli. Ah, capezzoli. Perché avvicini ci sono quattro capezzoli. Ah, no, sono dominatore questo. Fammi un altro, ce E questi Soccer Rangers come vi sono sembrati? Forti, perché individualmente. Vabbè, non ci conoscevamo. Cioè, Manfredi è, come si chiama quello? Cicero. No, ma soprattutto loro due, però. Erano forti. Sono forti. Ma questa sconfitta, diciamo, la classifica non è un po' preoccupante? No, ma quella è preoccupante, amori, ci sono arrivati tutti. Ora battiamo il Rallinchia, però sì. No, in quella soffriamo pure, dopo prendiamo la vetta. Facciamo 4-1 come Walter, ci divertiremo. Vedremo. Ragazzi, vi ringrazio, ciao, ci vediamo alla prossima. Ciao. Soccer Angels, qua passa intanto il capitano. Soccer Angels, una brutta vittoria, possiamo dire, lo possiamo sottolineare. Che è successo? È già due volte che stiamo a Inter, raga. Oggi proprio Inter, perché è arrivato una merda e vinciamo a fortuna, ma fa l'Inter tutta. Ma raccontateci un po' questa vostra delusione. Cioè, dire che loro hanno coperto bene gli spazi, onestamente. Però noi uno contro uno di solito, cioè, è la nostra forza uno contro uno. Invece oggi non siamo riusciti a superare gli avversari. Bravi. Un fatto atletico, tre partite a settimana e due. Addirittura. No, scherzi. Comunque, niente, accettiamo questi tre punti, cercheremo di migliorare. Comunque aspettiamo un nuovo acquisto, perché ancora in 5, loro hanno 7 ed è pesante. È pesantissimo. Quindi abbiamo comprato un difensore fisico, centrale, così possiamo sfruttare ancora di più l'attacco. Saremo imbattibili. No, meglio così, quindi un rinforzo più per i Soccer Angels. Però oggi avete sofferto contro una squadra catenacciara, però vi portate a casa sempre i tre punti. Forse perché ci conoscevano e quindi già sapevano i nostri movimenti. Forse c'era anche una spia, tra l'altro. Chi è? Vabbè, non ve fai noi, perché oggi poi... Ma noi canchiamo. Fa notizia anche la vittoria degli Alfa Club, ma vi spaventano? Hanno vinto contro i Sporting Manino. Non lo so il risultato, ma hanno vinto. Onestamente non me l'aspettavo. Però ci aspetteremo al VAR. Il migliore in campo di voi chi è stato? Nessuno. Ragazzi, forse è ancora terzo. C'è uno che dice la pelle. Pelle, che è questo pelle? Non conosciamo nessun pelle. Ho capito, ragazzi. Vabbè, complimenti. Qual è la stesso. Prossima partita? Non lo so, ho dimenticato il foglio a casa. Ottimo. Vabbè, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao, Sky. Ciao.